Il sole e il caldo di domenica 15 maggio hanno permesso dal Lattamore di celebrare la festa della mamma, anche se con qualche giorno di ritardo, dato che le previsioni sfavorevoli della settimana precedente avevano portato ad uno slittamento dell'evento organizzato dall'associazione. E così la Villa Medeo è stata inondata di gioie e colori. Tanti bambini che insieme alle loro mamme e papà sono stati coinvolti nei diversi laboratori previsti per l'occasione. Da una parte la preparazione e decorazione di dolci, dall'altra il trucco e parrucco, o ancora la pittura, colorando il dipinto di Lorenzo Ciulla. Noi siamo molto contenti perché dopo ben 2 anni che non festeggiavamo le mamme, finalmente quest'anno ci siamo riuscite. Il piccolo contrattempo del clima che non ci ha favorito, per cui domenica scorsa non ce la sentivamo di venire qua all'aperto, ma abbiamo rimandato a questa domenica. La risposta delle mamme c'è stata perché la Villa Medeo è piena di mamme e bambini che stanno giocando, stanno cantando. Ci sono tanti laboratori perché abbiamo il laboratorio di pasticceria, il laboratorio di pittura, il laboratorio di trucco, parrucco per mamme e per bambini, il massaggio neonatale e poi ci sono i nostri artisti che si stanno esibendo appunto facendo cantare sia gli adulti che i bambini e l'animazione. Insomma, speriamo che possiamo ricominciare ogni anno a festeggiare la mamma sempre con tante più persone. Vogliamo che Allattamore cresca e che cresca anche per le attività che vogliamo fare, il sostegno alle mamme che allattano e tante attività che insomma abbiamo sempre avuto in programma, ma che in questi 2 anni abbiamo dovuto un pochettino, diciamo, allentare. Diverse le attività organizzate nel corso della mattinata, tanta musica e divertimento con la collaborazione di artisti e professionisti, premiate anche le vincitrici insieme ai loro figli del contest lanciato dall'Attamore. Era un po', come dire, invitare mamme e bambini ad uscire, con un po' di ironia, ecco, una sorta appunto di parodia ironica, e devo dire che tante mamme e bambini si sono messi in gioco con video veramente divertenti. Poi li pubblicheremo, insomma, così tutti potranno vederli. Nei 2 anni in cui non abbiamo potuto festeggiare in presenza, abbiamo fatto altri contest, sempre con un discreto successo. E poi abbiamo fatto anche delle attività, sempre online, per cercare di mantenere vivo il rapporto tra l'associazione e le mamme.